Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo su Ratchet & Clank di nuovo. Perfetto, ci avevamo lasciati. Mio Dio, sto cavo dei capanzi. Aspettate, 2 secondi. Ah! No, ok. Bene, ci siamo lasciati proprio qui. Sì. Perfetto, dovevamo andare, diciamo, al nuovo settore, diciamo. Sì, lo so come funziona. Quindi andiamo nell'altro settore. Viaggio temporale. Settore di vela. Boom! Yeah! GG! Il mio computer dai numeri! Ah, ok! Buongiorno! Bestia. Posso aiutarti? Calmo. Eccola! Non costringermi a usare la forza! Uomo! Ah, un'arma! Ma oh, che cazzo! Oh, che mi hai aiutato a scappare da Vitarius. Come ti chiami? Il mio nome? Sì, certo. Sigma 0426A. Ma puoi chiamarmi Sigmund. Sono un apprendista custode del grande orologio. Culo! Scusa, ma cos'è il grande orologio? No. LOL. Vieni, non abbiamo molto tempo. In senso figurato, intendo. Ma questa era pessima. Dai, su. Muoviti. Dai, sono già in ritardo. Porco puttana. Dai, su. Ciao. Signorina, le. Dove sono tutti? Affanculo, eh? Non lo so. Simon. Dopo che quella specie di maggiordomo l'ha buttata nella sala, Nefarius e i suoi se ne sono andati. Sarebbe minor domo, però. No, non è affatto piacevole. Posso chiederti a cosa serve questa struttura? Questo posto? È il più grande. Ah! No, andiamo! Stupido codificatore neurale ipersonico! E poi la gente si chiede perché manteniamo segreto questo posto. Ma va? Guarda, non ci ero arrivato, ma porca di quella puttana! Pensavo mi veniva addosso quella robola, mamma mia! Dai, raga! Vedo se riesco a recuperare qualche bolt. Forse ce n'è uno qui! Nice! Me lo ricordavo giusto! Primo bolt! Cioè, di qua. Gigi. Bene, allora andiamo con calma, con calma. Andiamo, muoviti! Ingresso riservato al personale con anzianità di servizio. Con anzianità, ma vaffanculo. Apri bene il tuo drive, Ottico. Sono con XJ0461, il custode senior. Mi sono permesso di installare un attuatore Non rompere il cazzo. Senti, per anzianità ho 19 anni. Dici che basta? Vabbè. È una puttignata questa. Registrazione temporale iniziata. È una puttanata questa. Ero ingegnoso. L'hai progettato tu. Sta scherzando. Quelle gambe era oro. Vabbè. Le pedane temporali le permettono anche. Sì, lo so. Tranquillo. Ma che sbagliato. Registrazione temporale. Ok. Registrazione temporale. Sono delle cagate queste. Poi quando andremo più avanti, ma sarà assurda la roba. Registrazione temporale iniziata. Splendido, signore, mi segua. E vabbè, non è che ci vuole tanto, eh. Orvus aveva ragione. E la camera benissimo. Boom. Vediamo chi arriva prima. Ancora. No, l'avevo appena riparato. E vabbè, lo riparo un'altra volta. Whee! I believe I could. Siamo arrivati. Allora, sei pronto a incontrare Orvus? Più o meno. Accesso consentito. Benvenuti alla stazione mnemonica Vaita. Thank you, kind sir. Ma che è così? Allora. Nella sua testa, naturalmente. Rinchiuso in una posizione segreta dei suoi banchi di memoria. È da più di
sanno che il dottor Nefarius cerca inutilmente il modo di entrarci. Devo disattivare le sue difese neurali e mandarla nel suo stesso supporto. Dai, su. Vai, facciamo qualcosa di svelto. Gigi, eccoci qua. Signor Arbus. Ciao, XJ04. 461. Benvenuto nel tuo subconscio. Io sono Arbus e il tuo ritorno mi era stato annunciato da un sacco di tempo. Minchia, hai avuto voglia di aspettare. Sono già stato qui prima. Ma, no. Cazzo ridi? Ho fatto una domanda, no? Ma prima di robot, vero? Ti ho creato io. Ma se nel primo ho fatto... Vabbè. Ma prima ho un regalo per te. Il conoscetto? Nice. Dovrei darti parecchio da fare. Cioè, raga, nel primo fanno vedere che è un errore di progettazione che viene buttato via. Mo adesso mi dite che è stato creato da sto qui, cioè... Una simulazione digitale del vero Orbus installata a Solana il giorno in cui sei nato. Culo. Ma non preoccuparti, conosco tutte le sue barzellette. Ma... Ti insegnerò a manipolare il tempo. Dai, su. Può essere usato per creare cronobombe. Prova ad usarle per passare... Se mi fai spawnare quello che dovrei usare, grazie. 461. Bravo! Ciascuna bomba contiene quel tanto di energia quantica che basta rallentare il tempo per alcuni istanti. Sì, però possiamo usarla all'infinito. Instabile. Ed è per questo motivo che si può lanciare una sola cronobomba alla volta. Infatti, se viene lanciata una cronobomba subito dopo questa, la precedente, diciamo, scompare. Diciamo, che casino. Vedete? Perfetto, sì, adesso ci dia che si possono riparare le cose adesso. Se trovi un elemento rosso, non devi far altro che colpirlo con il crono scettro e tornerà com'era prima di rompersi. Avanti, provaci. Già provato. Sei in splendida forma, XJ04. Ah, adesso dobbiamo affrontare Quark, ma to... Passiamo alla seconda lezione. Praticamente possiamo respingere i proiettili adesso. Manipolazione temporale tramite l'accelerazione di particelle. Minchia. Non proprio. Ti insegnerò a colpire con una grossa mazza. Visto? Cosa vi ho detto io? Ma guarda, andiamo, Ok. Di tanto in tanto capita che qualche creatura riesca ad entrare nell'orologio. Un buon custode deve proteggere l'equipaggiamento a tutti i costi. Sì, ma a cosa servono quei macchinari? Ogni cosa a suo tempo, figliolo. Ora, pensa a qualcuno a cui vorresti dare una botta in testa. Magari qualche buffone che ti ha reso la vita difficile in passato. Quark! Fantastico! Ma puoi fare di meglio? Oddio! Ottimo, figliolo. Adesso, come dite voi giovani, bacci giù pesante. Ma... Paffate, mo... Care... Ma demo. Ok, adesso ci insegna a respingere. Cazzo. Ho sbagliato mira. Ben fatto. Era arrivata la loro ora. Ma va. Vieni, sparami un proiettile. Ok. Sparami un proiettile o qualcosa, almeno te lo respingo indietro. Mamma mia, era pessimo. Ah! Un culo. Questo non me lo ricordavo. Ok. Sei stato bravissimo, figliolo. So che ti prenderai cura di questo posto nel modo migliore. È anni che lo faccio. Dai. Il tuo posto è qui. No, mio caro ragazzo. Il tuo posto è qui. Ti affido il grande orologio e tutto quello che contiene. Abbine cura. Ah già, è vero, è dopo. Realizza il tuo destino, XJ04. 461, dai. Programma terminato. È dopo che ci fa respingere le bombe. Scusate. Congratulazioni, signore. Dai. È un piacere. Dammi il conoscetto. Cos'è successo, vero Orbus? Lui vuole che resti un segreto. Ha un apprendista custode sa tenere i segreti. Andiamo. Nella stanza dell'orientamento scoprirà. Bene, da qui in poi cominciamo a riparare, così almeno. Olè. Fantastico
pratico per guardare i cartoni animati. Ma lui, quanti anni c'hai? Guardi anche ancora i cartoni? Mamma mia. Qui c'è qualcos'altro? Nope. Dobbiamo riparare almeno il 75%. Non sono mai riuscito a capire. Ah, adesso ci sono i nemici. Stia attento, signore! Teratropi! I teratropi sono piccole creature malvagie. Sì, lo so, li ho già affrontati, non rompere palle. E così possono vedere il suo io passato. Wow! No, 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 no. Ottimo lavoro, signore! Gli ho dato di fatto un headshot. Non posso aiutarla, ma non ho quella che si definisce un'indolenza leggera. Mamma mia. Serve proprio un cazzo, proprio. Allora. Nice! Andiamo avanti. Sembra che l'oloponte sia fuori uso. Dovrà trovare un altro modo per passare dall'altra parte. Tranquillo. I suoi passati possono lanciare cronobombe. E sì, lo so. Ricordi che in ogni dato momento può esisterne solo una. Lo so. Per la sua sicurezza. Allora. Registrazione temporale. Iniziata. Qui non mi ricordo, mi pare che ci fosse un Bolt qua. Ciao! Ho detto ciao! Via! Sparite! Succhia! Pare che ce n'è uno. No. Allora è più avanti. Registrazione temporale. Iniziata. Pirla! Sei un pirla! Registrazione temporale. Iniziata. Per sicurezza. Ti tengo lontani dal suo io passato. Un culo. Bene, andiamo. Namos. Sei piuttosto bravo, signore. Io, coordinatore neurale inversato. Con la parola magari. Voglio dire al dottor Nefario sta roba. Aspetta solo che prenda qualche lezione di karate e... Sei sulla mia lista nera, amico. Sì, credo sia scomparso. Sì, bravo. Conviene scappare. Fanculo. Bene, allora qui sì, si fa così. Registrazione temporale iniziata. Ok. Registrazione temporale iniziata. Wow. Quella prova ha messo in difficoltà persino Orcus una volta. Ma va a cagare. Semplicissimo. Dai, su. Cioè, se mi fai complimenti adesso, figurati quando dobbiamo fare l'ultimo. Non l'ultimo dell'orologio, l'ultimo proprio del gioco. Che c'è un Bolt nel nascosto. Nella nostra testa. Accidenti, questo sembra davvero complicato. No, aspetta. Computer, puoi disattivare gli ingranaggi nel settore 3? Nope. Negativo. Ti pareva? Allora, un attimo. Dico, obsoleto pezzo di... Ho sentito. Oddio, Simon, calmo. Allora, aspetta, allora, quello lì si alza. Poi lo devo mandare là per andare a attivare l'interruttore. Devo passare là, c'è un suo interruttore, nice. Quindi. Registrazione temporale. Ta-ta-ta-ta. Ok, andiamo. Andiamo di qua. Un dispositivo sonico non autorizzato ha aperto una falla nella stazione di monitoraggio Zulu. Cazzo. No, io sono un pirla. Non ho sbagliato. Devo fare prima questo. Registrazione digitale. Iniziata. Ma stavo cannando. Ho cannato io, scusatemi. Registrazione temporale iniziata. Muoggiogna. Scusate l'ansia. Registrazione temporale iniziata. Ok. Fanculo. Sto failando in una maniera assurda. Eccolo. Sì, insomma si fa così. Pressa poco. Oi, cazzo, guardate, la peppina. Sento sorpasso.
se riesco ad arrivarci, vediamo se riesco ad arrivarci. Vabbè, dai, c'è tempo, c'è tempo. C'è tempo, diamo tempo al tempo, perché se no non abbiamo tempo. Mamma mia. Fammi. È stato incredibile. Lei ci vorrebbe una sigla, signore. Io potrei venirle dietro e fare... No, grazie. Non voglio essere inculato. Grazie, non da te piuttosto. Immagino che cazzo c'hai lì sotto. Vabbè, no, tralasciano i particolari, dammi volte. Vabbè, battute a minchia a caso. Poi come cazzo fanno a rompersi? Ok, adesso qua mi sembra che dobbiamo sfidarlo. Non ricordo, eccolo. Dispositivo sonico non autorizzato in avvicinamento. È un po' pirla, Ragazzi, qualche bug c'è sempre. Stia attento, signore. Boom. Codificatore neurale ipersonico. L'ho riconosciuto. Attenzione. Dispositivo sonico non autorizzato nel settore 3. Ma... Andiamo. Sono pronto. Sono pronto. Oh, che puttana. È arrivata la tua ora, codificatore neurale ipersonico. Diamo inizio alle danze. No. Sì, ti dia una bella lezione, signore. Ti attento, signore. Teatro qui. Dai. Vai. La peppina. Questi sono più forti, oh. Affanculo. Muori male. Ah! No, no, no. L'ha messo in fuga, signore! Ma che in fuga? Ancora qui, signorino! No! Cazzo! Succhia! Boom! Ciao. Muori male. Oh, bang. No. Bang. Bang. Ah! Succhia. Oppong. Boom. Mamma mia. Signorino, abbiamo vinto. Ciao. Codificatore neurale ipersonico. Per il signore. È stato incredibile, signore. Tutta esperienza questa. Nice. Io direi magari di concludere qui. Vediamo il video. Signorino, hai bisogno degli occhiali? Riproviamo. No. Ancora. Godetevela. Dei verniciattoli viventi. Atto terzo, scena 4. Pronti sul set. Non dovevo lasciare odontoiatria. E azione. Non mi prenderai mai vivo, guarda! Il tempo è nelle mie mani! Oh, no. Forse disturbo? Lawrence! Sto provando la mia opera spaziale comica action romantica epica! Errore mio, signore, ma ritenevo prudente avvisarla che Clank è diretto alla camera di Orpheus. Signore. Splendido! Il momento che stavamo aspettando è vicino. Ora, se non ci sono altre questioni, forse una ci sarebbe. Qua? Io non sono in grado di amare Jerry. Non lo so. Io facevo parte. Vai. Rintracciateli! Molto bene, signore. Nel frattempo, posso suggerire di inserire la sicura in modo da non uccidere altre unità? Non è nemmeno carica, idiota! Guarda! Headshot. Il prossimo. Il prossimo! No. Poverini, che cazzo ti hanno fatto? Poverini. Woo! C'è un sensore di vena. Nice. Fermo lì. Perfetto, ragazzi. Con questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto il video, come al solito, lasciate un mi piace, un commento e un'iscrizione. E ovviamente un'altra volta. Secondo boss andato, più o meno. Circa. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.